Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di come massimizzare la performance in palestra. Perché faccio questo video? Perché molto spesso una delle cose che vedo è che le persone hanno difficoltà a, da una parte, rendersi conto perché un distretto ha recuperato, e su questo è uscito già un video, quindi vi rimando a quel video. Dall'altra si trovano ad avere tanti DOMS dopo l'allenamento, e per questo faremo un altro video, però in generale hanno difficoltà a gestire allenamenti ad alta intensità quando iniziano ad aumentare un filo il volume perché non recuperano. Il problema è che iniziano a ragionare su come impostare le sessioni di allenamento, cosa fare di qua e di là per cercare di migliorare questo recupero, senza rendersi conto che l'atleta non è atleta solo in sala, o meglio, come dice e ha detto Boderick in un suo seminario, l'allenamento non è solo quello che fa in sala, c'è tutta una serie di fattori extra che intervengono e che impattano in maniera profonda nel recupero. Se ci pensate, in realtà, alla domanda come posso massimizzare il recupero, sostanzialmente tutto quello che fai nell'arco della tua giornata ha un impatto sul recupero. Quindi cerchiamo di vedere quelli che sono i fattori più importanti su cui basarsi nel caso in cui non riusciate a recuperare. Dio mio, sto vedendo adesso in camera questo abbinamento di maglietta blu con la felpa rossa e osceno. Ok, facciamolo così. Dicevo ragazzi, sono dei gusti tremendi, mi sono messo al volo così, perché qua inizia a far freddo. Comunque, anche per tutte le persone che vogliono giustamente massimizzare il proprio recupero muscolare, e quindi massimizzare quelli che sono i vostri risultati, perché ricordate che sempre che i risultati sono derivanti da un rapporto, che è quello di stimolo, stimoli, recupero. Più è alto lo stimolo, più veloce il recupero, più avrò risultati ipertrofici. Benissimo, concentriamoci sul recupero. Quali sono questi fattori? Ve ne dirò 6, ne ho segnati 6, quindi vediamone 6. Il primo in assoluto, e qua lo dico, porca vacca quanto rompi le palle con questo discorso, il sonno, dovete dormire, il sonno ha un impatto importantissimo, e quanto, la prima cosa, il discorso, la quantità, almeno 8 ore a notte, se riuscite un piccolo power nap nel primo pomeriggio, perché l'Homo sapiens ha un sonno bifasico, quindi un sonno che si divide in due archi di momento, due archi temporali nel corso delle 24 ore, appunto un piccolo arco temporale lo abbiamo anche naturalmente, proprio per quella che è la nostra cronobiologia, nel primo pomeriggio. Ora molti voi diranno: no, ma io tendenzialmente con 6 ore sono riposato, no, ma io, a me bastano 5 ore, eccetera. Allora, il numero di persone che geneticamente nel panorama internazionale del genere umano riesce ad avere un sufficiente recupero neurale, eccetera eccetera, da meno di 8 ore di sonno, quindi ci sono effettivamente delle persone che geneticamente hanno bisogno di meno sonno, è di circa un meno dell'1%, quindi probabilmente non ricadete in questa tipologia di persone. E il discorso è che la carenza di sonno, quando si cronicizza basta una settimana di carenza di sonno, è asintomatica, cioè non la riuscite, o meglio, è sintomatica, ma voi non la riuscite più a percepire. Quindi vi sentite freschi, riposati, vi sentite va tutto bene, ma in realtà state vivendo una carenza di sonno, perché voi tutto quello, il modo in cui vivete generalmente diventa per voi la normalità. Quindi tutti quei sintomi, per voi il vostro cervello li interpreta come normalità, perché siamo una straordinaria macchina di sopravvivenza, quindi non ve ne accorgerete mai. Però il consiglio è di cercare di dormire 8 ore a notte. Logicamente devono essere 8 ore qualitative, quindi anche il come dormite ha un impatto. E là ho dato tanti consigli per migliorare il sonno. Vi do un consiglio semplice, senza ricadere sempre nei soliti consigli integratori, gestione dell'alimentazione, eccetera. Andate su YouTube o Spotify e cercate dei video di quelle che sono le Delta Waves, o dei video per conciliare il sonno. Ci sono molti video che mandano delle canzoni che utilizzano delle onde specifiche che conciliano il sonno. Io li utilizzo, sono video che durano 8 ore senza pubblicità in mezzo, quindi li potete mettere e vi ci addormentate sopra, li mettete veramente bassi, cellulare attaccato alla carica, lontano per non avere il cellulare col wifi appiccicato a voi, e cercate di chiudere qualsiasi luce possibile ci sia in circolazione, quindi tende, mini spie luminose, eccetera. Non vedete fin d'azione, non cercate di non stare davanti a blue light nell'ora precedente al sonno, cercate di non mangiare in quell'ora, insomma i soliti consigli. Però iniziate ad affinare e a cercare di dare una priorità al sonno, perché ha un impatto sul recupero veramente drastico, molto molto importante. Secondo punto, l'orario dell'allenamento. In che senso? Mi devo allenare la mattina o mi devo allenare il pomeriggio? Beh, questo dipende da voi e da quella che è la vostra poi cronobiologia specifica, nel senso che
noi individualmente come esseri umani abbiamo sicuramente una cronobiologia comune a tutti quanti, tendenzialmente dormiamo la notte e stiamo svegli il giorno, o almeno questo nella maggior parte dei casi, però ci sono anche delle piccole differenze per come c'è quella che è una variazione di diversi assi cronobiologici, che sono in particolare il sistema nervoso autonomo e la cortisolemia. Generalmente noi shiftiamo tra due sistemi, che è l'ortosimpatico e il parasimpatico. L'ortosimpatico è il fight or flight, quindi siamo pronti all'azione, il parasimpatico è la modalità di recupero, e di questo ho già parlato spesso. Ora, il discorso è capire quelli che sono i vostri andamenti naturali e inserire l'allenamento il più possibile in una fascia oraria in cui di default il vostro corpo, quindi senza stimolazione esterna, perché logicamente poi se ne avete la necessità potete organizzarvi in modo da far coincidere l'allenamento con uno shift in ortosimpatico, quindi muovere quelli che sono i vostri ritmi, però se riuscite a far combaciare il vostro drive ortosimpatico con l'allenamento, allora è sicuramente un'ottima cosa. Vi faccio il mio esempio: io tendenzialmente ho un picco di ortosimpatico al mattino abbastanza presto, di estate tende a essere vicino alle 5 del mattino, d'inverno si sposta alle 6-7 del mattino, in cui sono molto sveglio, molto recettivo. Poi durante la prima mattinata sto un po' più assonnato, il corpo shifta in parasimpatico, la cortisolemia si abbassa e tende ad avere un altro picco di energia, un picco per l'appunto di shift in ortosimpatico poco prima di pranzo. Quindi io prima di pranzo, le 10, 10 e mezza, ok, per me c'ho un altro picco, e poi io dopo pranzo c'ho un picco molto forte in parasimpatico. Infatti ci inserisco molto volentieri la power nap, da là tende a ripartire e di nuovo shift in parasimpatico. Questi sono i miei ritmi naturali, quindi io so che se io mi sveglio o mi alleno al mattino appena sveglio, quindi senza andare a fare un pre-workout, quindi mi sveglio, tazza di caffè, vado al bagno, mi preparo, mi sistemo, vado ad allenarmi e sfrutto il primo picco che ho, la prima opportunità. Oppure se cerco di allenarmi verso le 9, 9 e mezza, 8 e mezza, sto un po' rallentato, non riesco a ingranare, perché per me naturalmente è un momento in cui tendo a stare molto inquieto. Quindi è un momento in cui normalmente sto molto meglio a sistemare le cose in casa aiutando mia moglie e a lavorare al computer generalmente. E cerco di non fare video, per esempio, perché i video voglio essere grintoso, voglio essere entusiasta. Infatti adesso siamo nel pomeriggio quando inizio a riprendermi e c'ho naturalmente il picco in ortosimpatico. Quindi capite come cerco di sfruttare tutto quanto in base a quelli che sono i miei ritmi. Quindi l'allenamento tendenzialmente, per esempio in questo momento, lo sto inserendo facendo un pasto quando mi sveglio, quindi verso le 7, quindi la mattina appena mi sveglio faccio cardio, oppure vado a fare una passeggiata, quindi sfrutto questo primo picco per svegliarmi bene, poi faccio un pasto, poi sto un po' più tranquillo. Quando inizio a digerire, ho digerito tutto quanto, quindi sfrutto anche questo mantenimento del parasimpatico per mangiare, per assorbire al meglio nutrienti. Quando ho assorbito, ho digerito e torna la glicemia, tende ad abbassarsi, il cortisolo tende ad aumentare, il sistema nervoso autonomo tende a shiftare in ortosimpatico, quindi sono fatte le 10, 10 e mezza, boom, vado in palestra e ottengo un'ottima, ottima performance. Quindi impostare queste cose in funzione di quelli che sono i vostri ritmi, e di nuovo sono individuali. Io il consiglio che vi do è: cercate di ascoltarvi, cercate di vedervi, allenatevi in un momento, cercate di sapere, ok, sto un po' assonnato adesso che sto arrivando, quando è che sono più sveglio, insomma ascoltate il vostro corpo e vi dirà esattamente quando è il momento migliore, logicamente post le vostre possibilità lavorative. 3. Importante sul recupero, sempre ritornando al discorso della cronobiologia, ecco, recupero e cronobiologia sono due cose che vanno molto di pari passo. Se noi assecondiamo quelli che sono i ritmi del nostro corpo, il nostro corpo è super super felice e recupera molto molto bene. Proprio per questo la routine, cercare di avere una routine che è fissa, che è stabile, quindi svegliarsi alla stessa ora, andare a dormire alla stessa ora, fare i pasti che siano 3, 5, 10, non mi interessa, abbiamo già parlato del numero dei pasti, quelli che sono comodi per voi, però farli bene o male alla stessa ora, allenarvi alla stessa ora, se ne avete la possibilità fatelo, è un qualcosa di cui beneficerete veramente veramente tanto, perché il nostro corpo si setterà sempre più su determinati ritmi e saprà shiftare tra i vari sistemi, i vari compartimenti di recupero, tra i vari utilizzi dei nutrienti in modo molto molto efficiente. Questo incentiverà tantissimo tantissimo il recupero, incentiverà il well-being, incentiverà in generale tutti i processi di salute, comprese la riduzione di quella che è un'infiammazione cronica subclinica che si crea proprio quando il corpo è in uno stato di caos e non riesce a shiftare bene. 4. Pre-workout. Gestire bene il vostro pre-workout, sempre in riferimento a quel che ho detto: non mangiate tanto subito prima di allenarvi, cercate di non andare ad arrivare appesantiti quando vi allenate o arrivare troppo depletati, generalmente che avete tanta tanta fame quando vi allenate. Ho fatto un video riguardo agli errori nella pre-workout nutrition, andate a vedere quel video perché ci sono un sacco di spunti interessanti che logicamente impattano sul recupero, perché anche quello che fate nel vostro intra-workout, quindi l'inserimento di ciclodestrine, di aminoacidi essenziali,
quali è il primo guardiano del vostro recupero, il primo driver del vostro recupero, che è veramente veramente importante. Assisterete a una forte riduzione dei DOMS e un recupero molto molto più brutale, più veloce. 5, non da meno, perché dovrebbe essere messo al primo posto, quello acqua, state idratati. Se state idratati, le cellule sono idratate, il vostro corpo risponde meglio. Una cellula idratata è una cellula anabolica, una cellula che cresce, una cellula che recupera. Tutti i processi del nostro corpo derivano dalla presenza di acqua, hanno bisogno di acqua, quindi state assolutamente idratati. Il mio consiglio è quello di cercare di bere sui 4 litri d'acqua al giorno in fase di bulk, in fase di cut, o meglio in fase estiva in cui sudate tanto, state anche verso i 6 litri al giorno. Parlo logicamente di sportivi, persone che si muovono, persone che hanno un alto consumo calorico, persone che sono attive, quindi non sono quantità esagerate, e ovviamente andate a secondarlo in base a quanto andate in bagno. Cercate di non bere troppo nella seconda parte della giornata, ma bevete soprattutto nella prima parte della giornata, che è un momento sicuramente un po' più intelligente, e soprattutto a ridosso dell'allenamento, dove in palestra avete il vostro bagnetto e ogni volta che serve andate. Sesto punto, anche questo non per importanza, questi punti più importanti alla fine, ed è un punto su cui farò tanti tanti video in merito, perché io per primo lo sto iniziando a curare molto molto di più, ossia mobility e stretching, quindi tutta la gestione del warm up prima dell'allenamento, tutta la gestione del cool down dopo l'allenamento, che vengono fatte in maniera diversa, lo stretching durante l'allenamento, anche esso deve essere fatto in maniera diversa, stretch forzato in ottica ipertrofica, e mobility e stretching lontano dall'allenamento in eventuali giornate di recupero attivo, di cui parleremo perché l'ho inserita in questa off season e vi farò vedere di cosa si tratta. Se mi seguite su Instagram potrete vedere tutto quanto, perché aggiornerò la costantemente con video che sono facili, faccio, prendo il cellulare, le butto là e do un sacco di tips. Seguitemi su Instagram se non lo fate, che cosa state aspettando? Metto un sacco di cose su Instagram, quindi vi conviene sfruttarla. Ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda il recupero, spero di avervi dato degli spunti interessanti. Ovviamente qualsiasi domanda qua sotto nei commenti, qualsiasi vostra osservazione per migliorare il recupero qua sotto nei commenti, facciamo che diventa un gigantesco post su tutte quelle che sono le migliori pratiche per incentivare il recupero. E detto questo, noi ci vediamo come sempre al prossimo video.